Bella a tutti ragazzi ed eccoci tornati ad una nuova puntata di IconTube Mania. Oggi cercheremo di andare avanti perché siamo arrivati al 60esimo e non so quanti altri ce ne sono, ma ora cominciano ad essere un po' più difficili. Ma partiamo subito male perché io non so chi sia questo bellissimo personaggio. Quindi chiediamo subito l'aiuto della prima parola, che è una V. V, mi piaci tu. Questo personaggio mi mette in difficoltà perché probabilmente dalla capigliatura, dal cappellino, è un tizio che fa video su Minecraft e io i tizi che fanno video su Minecraft non li conosco, quindi devo andare a fare una piccola ricerca. Scusatemi ragazzi se non li so, ma non posso saperli tutti. Dopo una ricerca concisa ed ottimale, abbiamo scoperto che questo personaggio è Velox. Velox. Ho visto che fa effettivamente video su Call of Duty, vabbè, Minecraft Call of Duty, più o meno. Siamo lì. Ah, questa ragazzi, la conosciamo, è Cleo Thumbs. Cleo Thumbs. Andiamo avanti e abbiamo una persona di colore con un cappellino rosso. Mi sa tanto di youtuber inglese con tre lettere, direi che è Xi. Xi? Oh yes! Vabbè, questo è facilissimo, è il mitico Dario, che è anche quasi mio conterraneo, Dario Moccia. Dario Moccia, andiamo avanti. Questo è Preziosi. Preziosi. Lui è conosciuto. E qui cadiamo nella fossa, cadiamo nel baratro, cadiamo da qualche parte perché... Ah no, scusate, qui possiamo andare a tentativi. Perché? Allora, vedo che c'è un 2. Di solito quando ci mettono i numeri vuol dire che bisogna usarli. Sarei tentato di usare i miei 50 spicciolini per levare tutto a parte le tre lettere e andando a provarle un po' a caso alla fine ci riuscirei. Va bene, usiamo l'aiuto. Infatti c'era da usare il 2 e andando leggermente a caso l'abbiamo trovato. E non so che cosa faccio, chi sia. Lui è semplicissimo, è Richard. Ho sbagliato, Richard HTT. Andiamo avanti. Questa tizia con un cappello in testa che sembra un irlandese mi sa di persona conosciuta, però in questo momento non mi viene in mente, non posso usare nessun aiuto e andiamo a logica. F R A. Ora, perché me l'hanno messa lì in fila mi è venuto in mente Fra Frog. Ah no, doppia F, Fra Frog. Allora, io l'ho sentita questa Fra Frog, l'ho sentita, ma non so chi sia. Scusatemi, voi magari non ci crederete che io le sto indovinando così, ma veramente, Fra Frog l'ho sentita, non la seguo, ma a leggere le scrittine in fondo a volte si riesce un po' a percepire quello che potrebbe essere e non sto scherzando. Questa sarà un po' più difficile perché non c'è un aiuto. Andiamo un po' a caso. Marcello non è. Marco potrebbe essere Marco. Un Marco potrebbe essere... Io se fossi un Marco e dovessi scegliere il mio nome su YouTube, mi chiamerei Marco Viva la FIA. Ok ragazzi, io me lo devo dire perché io ho cercato di trovarlo, ho cercato di trovarlo proprio su YouTube con Marco, magari facendo dei nomi simili, Marco, Marcus, insomma, ma non l'ho trovato, quindi sono dovuto andarlo per forza a vedere su in una soluzione. E la soluzione è
Iacorolo. Io dopo vado a vedere chi è questo youtuber. Neanche proprio sentito, neanche sentito. Cioè, ma quanti iscritti avrà? Boh, forse un centinaio. Allora, questa, ragazzi, se non sbaglio, dovrebbe essere Nadia Tempest, che è una di quei classici youtuber che fanno video sul niente, parlando di quando vanno a fare shopping. Cioè, interessantissimi, no? Proprio un'epopea dell'epico. Siamo arrivati al 70esimo, che è Daniele Doesn't Matter, e che lo conoscono pure i porci. Allora, Daniele. Però io mi chiedo, i programmatori che hanno fatto questo gioco hanno pensato al fatto che più si va verso la fine con gli aggiornamenti e più sono facili, mentre quelli nel mezzo a volte sono difficili e i primi li sono facili? Nel senso, datemeli un po' tutti all'inizio quelli facili e poi alla fine quelli difficili. No, non lo so, boh, così a caso. Bene, ragazzi, mi sembra che abbiamo finito il gioco. Se vorrei inserire altri youtuber, beh, forse ci faccio un prossimo video su questo argomento, perché ci sono così tanti youtuber che potrebbero essere inseriti in questo gioco che merita un video. E magari ditemelo anche voi di youtuber che vorreste che io scrivessi, che ce li poi mettano nel gioco, così che noi lo sappiamo già prima e li indoviniamo. Quindi, ragazzi, abbiamo finito IconTube Mania. Quando faranno un nuovo aggiornamento, io continuerò a fare i video, o comunque un nuovo video. E niente, quindi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!